Oggi celebriamo 20 anni dalla attivazione, dalla prima attivazione del progetto. A quel punto il progetto stesso prende il nome del gruppo da cui nasce, si chiama GAR. Questi fecero rete, nel senso che si collegarono e misero a patrimonio comune le loro conoscenze e costruirono una rete. Credevano cioè quel gruppo nella condivisione delle risorse, nel mettere a fattor comune le idee, le energie dei singoli, superando anche, come dire, patriottismi di appartenenza. C'è bisogno di fare in questo caso una piccola cronaca del periodo iniziale. Io mi sono limitato a fare la cronaca degli anni prima degli 20 anni di cui adesso festeggiamo il funzionamento della rete. Nel 85-86, allora era ministro della ricerca scientifica Luigi Granelli, in una riunione europea ha dichiarato l'interesse dell'Italia a partecipare a un progetto, al progetto COSAIN. Naturalmente questa dichiarazione di interesse doveva essere supportata da qualcosa di concreto e il professor Orio Carlini, referente per i progetti Eureka, il 27 febbraio 86 ha invitato i delegati degli enti che si erano occupati di rete in quel momento, in particolare Cineca, Cilea e Xata per la rete nazionale universitaria e gli enti di ricerca, CNR, INFN ed ENEA. E alla fine degli anni 80 abbiamo visto passa attraverso la costituzione di questo gruppo per l'armonizzazione della rete della ricerca, il GAR. Cominciamo a lavorare un po' da visionari a una nuova organizzazione della rete che vedesse università, CNR, ENEA e INFN naturalmente come protagonisti, come nell'idea iniziale di Tonino Ruberti, come protagonisti di un nuovo sistema di rete. Si tratta di costruire una rete che giorno per giorno cambia. Questi primi 20 anni di GAR sono stati caratterizzati da una grande evoluzione sia a livello tecnologico che gestionale, ma questi cambiamenti profondi non hanno modificato lo spirito con cui 20 anni fa è partito il progetto. Nel corso di questi 2 decenni si è cercato di non disperdere quel patrimonio prezioso che, come ricordavo, è fatto non solo di conoscenze tecniche avanzatissime, ma anche di relazioni e di entusiasmo. In questi 20 anni questo Paese ha saputo realizzare tantissime cose di grandissima qualità. E GAR, lo dico tranquillamente, è una di queste. Certo, il merito va a persone che non ci sono più, il merito va soprattutto a Tonino Ruberti, che era un innovatore il più straordinario forse che il nostro sistema della ricerca e dell'università abbia mai conosciuto. Sulla rete GAR e sulle prospettive, io credo che questi 20 anni abbiano rappresentato un elemento di crescita per il nostro Paese. La ricerca scientifica è un patrimonio dell'umanità, alla cui formazione concorrono in modo naturale gli scienziati di tutto il mondo, superando barriere culturali, politiche e religiose. Un'esperienza di successo, una di quelle che hanno messo certamente l'Italia allo stesso livello di qualsiasi paese europeo evoluto e forse anche avanti in alcune cose, è importante che sia firmata dagli enti di ricerca più importanti e dalle università italiane come un'intera comunità. Questo vuol dire che in questo paese è possibile mettere insieme la conoscenza e l'intelligenza di quella che è la scienza, la ricerca, per costruire delle cose insieme, al di là dell'interesse particolare che ogni ente, ogni università ha
nel svolgere la sua missione. Il professor universitario mica lo sa che sta adoperando la rete GAR, e questo concetto è sempre stato tale fin dall'inizio, come impostazione della rete, che dovesse essere trasparente, diciamo invisibile, che appunto la si nota solo quando non funziona, ma la si nota poco perché funziona sempre. Non è che la rete funziona da sola. Se non ci fosse un complesso di persone e di angeli custode che ci stanno dietro, queste persone lavorano costantemente, giorno dopo giorno, facendo in modo che proprio la rete possa essere invisibile. Ma la rete c'è, e c'è, e ci sono anche delle persone che ci stanno dietro. Qual è il compito del GAR? Il compito del GAR non è che di fare la scienza, ma quella di dare supporto alla ricerca scientifica, alla ricerca accademica. Questo naturalmente la rete di trasmissione dati è ovvio che è uno strumento indispensabile per poter avere queste connessioni a livello internazionale e facilitare la cooperazione internazionale. Poi quando si dice ricerca non si parla soltanto della ricerca dell'INFN o del CNR o dell'EA o di cose specifiche, ma si parla anche di altri campi, come quello lì appunto nel campo della medicina, o addirittura quello lì dei beni culturali, dagli archivi alle biblioteche, ai musei, ai beni archeologici. Abbiamo iniziato prima in maniera timida e poi in maniera ormai strutturata una collaborazione con GAR, e questa collaborazione ha già dato dei frutti. Ci sono diverse infrastrutture che cercheremo di mettere sopra di interesse nostro, sia dal punto di vista di ricerca, ma soprattutto anche dal punto di vista di una ricerca traslazionale, cioè una ricerca di tipo clinico. La prima che abbiamo sperimentato era quella della telepatologia, cioè la possibilità di trasferire a distanza campioni di materiale, non campioni fisici, ma immagini di materiale biologico. È stata sperimentata ed ci sono un collegamento ormai, soprattutto per la rete dei tumori rari, un elemento che funziona ormai normalmente. È stato da poco assegnato un finanziamento, e svilupperemo anche per alcune malattie rare di natura neurologica, un finanziamento apposito per creare delle infrastrutture, e considerando che gli IRCCS sono quei pochi centri che hanno la risonanza magnetica 3 Tesla, cerchiamo di raccogliere immagini sia 3 Tesla che di un 1,5 per avere banche dati di immagini per malattie neurologiche rare. La banda ultralarga a basso costo, quindi noi dovremmo rispondere a questo tipo di cose. L'adeguamento costante dell'offerta di servizi alla comunità scientifica e accademica, una tempestiva risposta alle esigenze della comunità di riferimento, che è sempre questa di prima, ma anche tempestiva risposta a nuovi utilizzatori, a nuovi e nuovi requisiti. Far fronte alle nuove tecnologie e modelli, mobile e cloud. Cloud è un superamento delle grid. Ma soprattutto il mobile, cioè la mobilità è uno dei concetti fondamentali, e la mobilità è soprattutto il senza fili. La mobilità dei ricercatori, degli studenti, del cittadino in generale. Il futuro prossimo della rete, che vedrà a breve l'implementazione piena di GARIX, cioè della prima Next Generation Network riservata alla comunità scientifica. Io credo che la connettività fisica, come attraverso la rete, e la connettività intellettuale sia certamente uno degli elementi sul quale vale la pena di più investire. Grazie alle infrastructures, ambienti pervasivi accessibili virtualmente da ogni luogo, che rendono possibile la condivisione delle risorse, delle esperienze e dei risultati all'interno della comunità scientifica a livello globale. Sarà possibile affrontare problemi di grande complessità che singoli gruppi non sarebbero in grado di risolvere. Vere e proprie autostrade dell'informazione interconnesse a livello globale.
Le reti di ricerca sono esse stesse, in molti casi, un laboratorio di nuove tecnologie e paradigmi. Oggi siamo qui a celebrare i 20 anni della rete GAR voluta dal ministro Ruberti. Altri dopo di me racconteranno il ruolo trainante che la rete GAR ha avuto per la ricerca italiana e per la sua internazionalizzazione in questi 20 anni. Io voglio solo qui ricordare che tra le infrastructure presenti nella roadmap italiana c'è anche GAR-X, il progetto oggi in fase di attuazione che porterà alla realizzazione di un Next Generation Network nazionale per l'università e la ricerca. Come a dire, noi crediamo che questo ruolo sia tutt'altro che esaurito. L'INFN è al vostro fianco, l'INFN si sente forse padre più degli altri, mi arrogo questo privilegio di dire questa cosa, di questa cosa, l'INFN è vicino a voi e lo sarà ovviamente sempre. Si potrebbe pensare ad un nuovo elemento di crescita, che è quello di collegare di più la rete GAR al sistema socio-economico, soprattutto quello vicino all'innovazione, quello vicino ai centri di ricerca, alle università. Questa potrebbe essere la nuova grande sfida. Il Paese ha bisogno di trovare una modalità di crescita che non sia sulla carta, che non sia sulle parole, ma che sia nei fatti. Una grandissima attenzione al sud di questo paese, all'infrastruttura del sud di questo paese. Non è tutta uguale l'Italia, ma io credo che da questo punto di vista voi possiate fare, col nostro aiuto, molto. Occorre ritrovare la capacità di immaginare traguardi di paese, per cui tutti giochiamo, dobbiamo giocare, dimentichi di ciò che strettamente ci riguarda, dimentichi degli interessi della singola università, del singolo ente, del singolo gruppo, della singola disciplina. Solo così noi riusciremo a ricostruire il nostro paese. La combinazione di questi tre elementi, una passione, una competenza e addirittura morale, fanno di quelle persone che le posseggono dei punti di riferimento, degli esempi, dei modelli a cui tutti ci dobbiamo rapportare. Consegnare questo premio alla memoria di Orio per me significa questo, significa ricordare queste qualità e cercare di non dimenticarmele mai nel lavoro quotidiano. Spero che, ripeto, chi riceve questo premio ne sappia essere degno. Ruberti aveva un'idea fissa, che l'insieme delle conoscenze e delle competenze che si acquisivano nell'arco della propria vita all'interno dell'università, degli enti pubblici di ricerca, costituivano quel capitale immateriale, ossia la vera ed unica ricchezza di una nazione.